Buongiorno a tutti e benvenuti a Energia in Movimento. Le energie rinnovabili in pratica qui a Viterbo si sta svolgendo questo evento il 15 e 16 giugno con manifestazioni, seminari, laboratori, workshop sul tema delle energie rinnovabili. Perché le energie rinnovabili in pratica? Perché vogliamo diffondere la cultura delle energie rinnovabili e della sostenibilità proponendo azioni concrete, agibili subito da tutti quanti. Questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo. Quindi è un evento che mira a mettere insieme, a far fare nel network, alla cittadinanza, alle istituzioni, alle aziende e alle imprese del territorio e comunque anche in ambito nazionale. La manifestazione si inserisce nell'ambito della settimana europea delle energie rinnovabili 2012, questo ci onora di questo riconoscimento ed è stata sviluppata in collaborazione con l'Università di Viterbo, il CIRTER in particolare, e con il patrocinio della regione, della provincia e della Camera di Commercio, oltre che di altri enti che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. La manifestazione è cominciata ieri con una conferenza, un convegno di apertura da parte delle istituzioni e una serie di workshop nel pomeriggio e gli stand che sono aperti a ieri fino a tutto oggi pomeriggio. E oggi si svolgeranno dei laboratori molto molto interessanti sia per adulti che per bambini. L'energia è l'ombelico del mondo. È un veicolo francese, realizzato completamente in Europa, totalmente elettrico, non è un ibrido, ha delle caratteristiche molto interessanti perché è stato riprogettato non convertendo un progetto endotermico in elettrico, ma è stato riprogettato a zero. Nasce elettrico, considera che è un mezzo che ha 120 km di autonomia e fa 120 all'ora, quindi diciamo anche delle performance molto similari a un veicolo con un motore endotermico. È stato pensato secondo noi più che altro per il mondo professionale, questo per esempio è un modello furgonato, ha un sedile in più, questo strapuntino in più per portare un tale passeggero, ma ha 700 kg di portata, sono tanti per un mezzo così piccolino. Ha delle caratteristiche veramente simpatiche anche in termini progettuali, ha molti sistemi di sicurezza per la gestione comunque del tutto il sistema elettrico. E secondo me 120 km all'ora e 120 km di autonomia sono veramente tanti. Nuova via dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Energia in Movimento è una prima edizione, ma vuole essere il primo evento di una serie di manifestazioni di azioni concrete sul territorio nazionale, non solo locale, una serie di eventi che mireranno a diffondere la cultura delle energie rinnovabili e della sostenibilità di volta in volta prendendo in esame un tema, quindi il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, l'ecomobilità, ricerca di frontiere e via dicendo. L'idea nostra è di portare queste manifestazioni in piazza, in mezzo alla gente, perché crediamo che la sostenibilità e le energie rinnovabili debbano essere a portata di tutti e per farlo siamo noi che dobbiamo andare dove sono le persone, dove sono i cittadini, creare l'interesse nel modo più interessante e più simpatico possibile. Ieri siamo stati definiti, la nostra festa è stata definita molto colorata, vedrete biciclette che alimentano DJ set o che fanno il frullato o che azionano la lavatrice. Sono tutti esperimenti, sono tutti prototipi che hanno il senso di far capire che non è poi così difficile essere sostenibili e non è neanche poi così difficile produrre energia elettrica, ovviamente in un ambito familiare o comunque in un corpo raggio territoriale.